Il futuro di Bagnoli è di grandissima importanza per Napoli, per la Campania, per il Mezzogiorno, è un punto di riferimento della rinascita di tutto il Mezzogiorno. E la rinascita del Mezzogiorno è un punto di riferimento della rinascita d'Italia. Per l'Italia, Bagnoli che torna, permettetemi l'espressione, che torna a fiorire, che rinasce per i cittadini di Napoli, rinasce anche per i cittadini italiani, per tutta l'Italia. Rappresenta un punto importante quindi per il governo, perché parliamo di una zona abbandonata da anni, ma soprattutto altamente inquinata. Noi faremo bonifica integrale, rimozione integrale della colmata, tutta la conca di Bagnoli tornerà a disposizione dei cittadini di Bagnoli, di Napoli, io penso di tutto il mondo, perché Bagnoli è uno dei posti più belli del mondo, e ritornerà a disposizione anche non solo per la fruizione di questo posto meraviglioso, ma per poterci vivere e lavorare bene, e quindi attività produttive che avranno la ricerca scientifica e lo sviluppo dell'innovazione tecnologica nel campo ambientale come punti di riferimento. Ministro, possiamo fissare una giornata di apertura dei cantieri o uno di un cantiere rilevante per Bagnoli? Beh, intanto alcuni cantieri sono già aperti, per esempio a parte quelli che hanno, con cui abbiamo sistemato l'Arenile Nord, ma poi in questo momento sono in corso i lavori di rimozione dell'Eternit dell'amianto, e poi la cabina di regia del 27 luglio definirà il cronoprogramma delle bonifiche sulla base delle caratterizzazioni che abbiamo fatto, delle bonifiche integrali, come dicevo prima. A quel punto sapremo anche il cronoprogramma dei cantieri per le bonifiche.